Hanno marciato in migliaia a Tokyo per ricordare le vittime del sisma e dello tsunami dell'11 marzo scorso e dire no al nucleare. Il corteo è sfilato di fronte al Ministero dell'Economia e agli uffici della Tokyo Electric Power Company, che gestisce la centrale di Fukushima. Sono oltre 20.500 i morti e i dispersi nel disastro nucleare peggiore degli ultimi 25 anni, con oltre 90.000 evacuati che vivono in condizioni difficili in strutture di emergenza. Vengo dalla regione di Tohoku, nel nord-est, racconta un sopravvissuto. Conosco le sofferenze delle persone a causa del nucleare, ho intenzione di raccontarle a tutti. Voglio che il Giappone abbia un futuro sicuro per i nostri figli ed è per questo che sono contro il nucleare. Dopo Fukushima il governo sotto pressione ha mantenuto solo 19 dei 54 reattori che erano in funzione. Il primo ministro Naoto Kan è sotto accusa per non aver saputo gestire la crisi. Alle 14.46 ora locale, 7.46 ora centrale europea, il Giappone si è fermato per un minuto di silenzio.